Michael Chang al servizio, in vantaggio per 3-2 nel quinto set, di una partita che è diventata oltretutto curiosissima, perché la maturità comunque con la quale Chang affronta una situazione di tale disagio è straordinaria. E Lendl rischia di perdere il filo del gioco, sbaglia un rovescio incredibile, 15-0. Qui proprio si vede che Lendl non è un giocatore di volo e non è un giocatore di tocco, perché qui un giocatore di tocco fa delle palle smorzate, un giocatore di volo segue. Io non lo so se contro un giocatore che sta accusando il crampo vada fatta la palla corta, ma se non piuttosto allungare i punti. Sai, dopo la palla corta gli fai il lob, quando lui ricade, e quando lui ricade sulla gamba ferita il crampo gli viene, adesso a essere cinici. 15 pari. Palla corta spesso è un colpo definitivo e che quindi accorcia gli scambi, o fai punto o lo perdi, mentre forse vale la pena di far giocare più a lungo l'avversario. Proprio sul servizio non riesce assolutamente più a fare spostamento di peso, cioè proprio serve con i piedi avvitati al terreno. Fuori il dritto. 15-40. L'attacco profondo di Chang non riesce a recuperare Lendl, 30-40. Jim Courier, 2-7-0 contro Andrei Chesnokov, conduce 2-1 nel terzo set. Un'abilità nel rallentare il gioco cinesino è ammirevole. Questa palla raccorciata improvvisamente, l'ha giocata con una saggezza infinita. Alla fine di rovescio Chang aveva condotto uno scambio ammirevole. 3 pari. Anche l'attacco slide, hai visto? Allora è da rivedere questo ragazzino qua. 0-15. Oggi ha fatto vedere cose che io non conoscevo. A me sembrava, e forse sembra tuttora, troppo leggero. Ma
sarà troppo leggero, però sai, se riesce a velocizzare un po' la palla non ha bisogno di potenza, ha una tale rapidità. Infatti ero perplesso molto sul fatto che si scrivesse Wimbledon, ma perché no? E Lem l'ha paura, guarda. Il passante di rovescio di Lendl. E vedi Rino, quando io dicevo fare la palla corta era questa che dicevo. No, no, ma il problema mio è quello di pensare che la palla corta presume un rischio che non so se convenga a Lendl. A Lendl, perché e Lendl, che non è un giocatore che la palla corta Lendl se la porta. Non ha abbastanza tocco, questo è se vero. Se la porta proprio da casa. Questo è vero, certo che può accentuare. Se palla corta e passante sono due mezzi rischi. Può accentuare. Lendl è un giocatore che può accentuare però la minorazione di Chang. 15 pari. Guarda, guarda, guarda che bravo nell'accelerare. Non passa il dritto di Lendl. Gran coraggio di Chang. 15-30. Enrico Totti qua si trascina probabilmente, trascina verso il set, purtroppo è praticamente impossibile che uno dopo batta un Lendl, insomma siamo andiamo al cinema, siamo al paradosso qua, sembra una fiction, non sembra una vicenda reale. 15-30. Tocco di Lendl questa volta, 30 pari. C'è la mamma di Chang che parla con Higueras, ma tra di loro non possono risolvere i problemi. No, possono confortarsi. Un pochino, sai, una mamma nel vedere il suo bambino che zoppica, Il cuore tenero, poi lo seguono dappertutto, i genitori hanno abbandonato anche i loro lavori. Servizio vincente di Lendl, 40-30. La fortuna di Chang è che Lendl, anche se cerca di andare svelto, non riesce proprio ad andare sveltissimo. I suoi 20 secondi invece dei 30 che sono abituali li perde e cambia tra uno scambio rapido. Non ce la fa più e ha smesso e ha tirato fuori il dritto Lendl sull'urlo di dolore del cinesino. Ha fatto una flessione, il povero zoppo quasi col capoccione si toccava la punta delle scarpe, ha fatto una flessione fenomenale, la dimostrazione che potrebbe benissimo andare col circo di Pechino. Straordinaria flessibilità articolare. Però è proprio andato, Rino. Chiamato auto un servizio che a me è passo buono. Chang va a bere intanto nel frattempo. Approfitta Chang. Tu protesti e io bevo. Adesso vediamo quando la giudicessa di linea confermerà il suo giudizio, vediamo che cosa succede. Vediamo se Lendl la mangia viva. Allora Lendl invita addirittura l'arbitro di sedia Inks a scendere. Lendl in questo momento ha perso completamente di vista la visione del match, perché con l'avversario così
in queste condizioni sta lì a protestare, a interrompere il gioco per qualche minuto. Ma no, lui che è sempre stato un giocatore così razionale, meticoloso. A FIFA, Rino. Che poi alla fine, seconda palla di servizio, la prima è stata confermata fuori. E ha dato un bel minuto di riposo a Chang, che era ormai quasi all'infermeria. Hai capito? Il dritto anticipato, un'altra palla break. Rivediamo. Lendl sta cercando di far qualcosa di più, eh? Urla, urla e corre. È proprio Zoppo in questo momento, eh? Beh, troppo bravo, Coraggio incredibile. 4-3 Chang, quinto set.